Questo era probabilmente il suo ingresso, già sede del tribunale giudicale, diventa molto probabilmente sede del tribunale ecclesiastico con competenza esclusiva sull'ortodossia della fede. Le condanne erano alle volte lievi, altre volte efferate. In prevalenza venivano condannate donne, magari re solamente di tramandare le antiche conoscenze sull'arte divinatoria e curativa. Venivano costrette ad abiurare e confessare sotto tortura e frustate anche il falso. A volte era sufficiente solamente la paura per indurle a confessare il falso. Le pene erano più o meno severe, con la biura si evitava la condanna a morte e si veniva riconciliati con la Chiesa, ma solamente dopo le penitentias, preghiere, digiuni e soprattutto il sambiento, indossare vesti gialle con sul petto e sulla schiena una croce, serviva proprio ad indicare la presenza di un eretico penitente. Quasi sempre c'era purtroppo la confisca dei beni, ahimè. La biura evitava la condanna a morte e il pentimento consentiva di essere strangolati oppure impiccati anziché arsi vivi. Tristemente famosa è l'esecuzione pubblica del 1566 con 70 penitenti e ben 13 condanne al rogo. Ma questo non è il caso di Orotelli, riportato alla luce dallo straordinario lavoro della scrittrice Alessandra De Rio, che ha presentato il libro Ma Maura, l'indovina di Orotelli. Sentiamolo dalle sue stesse parole. Siamo nel paese di Orotelli nel 1735. In Sardegna la dominazione spagnola è stata sostituita da quella dei piemontesi. Stessa cosa è avvenuta all'interno dei tribunali della Santa Inquisizione. I vescovi hanno preso infatti il controllo dei tribunali al posto degli inquisitori spagnoli. Ed è proprio in questo contesto storico e giuridico mutato che arriva la denuncia presso il tribunale contro una donna, Maura, l'indovina di Orotelli, accusata di magia, stregoneria e principalmente di essere un'indovina. Da tempo gli storici e gli antropologi si interrogano sulla figura delle Janas, chiedendosi quale collegamento nei secoli c'è stato con la figura della strega. È molto probabile che i doni e le tradizioni trasmesse dalle Janas siano arrivate poi a quelle che noi chiamiamo strega. Così Maura, come le streghe, come le Janas, era portatrice di tradizioni, di doni e di usi che esercitavano le antiche donne sarde, quale l'arte della panificazione, della tessitura, dell'indovinare il futuro e soprattutto della cura degli ammalati. Maura, l'indovina di Orotelli, viene accusata dai suoi compaesani di essere una strega, di praticare l'arte della magia e della superstizione. Ma chi era in realtà questa donna? Questa donna era in realtà una donna devota, una donna credente che per le sue pratiche invocava i santi, invocava Dio e soprattutto invocava l'intercessione dei morti che provenivano dal purgatorio. Quindi Maura in realtà non era una strega, per così dire, vera e propria, ma era una donna devota che usava anche tradizioni antiche che prevedevano l'arte dell'interrogazione dell'oltretomba. Attraverso l'intercessione degli uomini dell'oltretomba lei riusciva a fare previsioni per il futuro. Maura di Orotelli viene accusata di essere un'indovina. La sua principale colpa è quella di predire il futuro. Perché la Chiesa condannava questo genere di attività? Innanzitutto perché Maura si serviva dell'intercessione dei santi e dei morti, quindi si arrogava un potere ed un diritto che era esclusivamente dei sacerdoti. In più, predicendo alle persone il futuro che doveva ancora arrivare, influenzava le loro vite, facendoli a volte cadere in atteggiamenti pericolosi. È per questo che viene denunciata, è per questo che viene perseguita ed è per questo che fa paura, perché ha un potere, crede di avere un potere che purtroppo influenza molto spesso negativamente la vita delle persone con le quali viene a contatto.
Rotelli è caratteristico anche per la presenza di numerose rocce granitiche affioranti che, plasmate dagli agenti atmosferici nel tempo, hanno assunto forme particolari e belle. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha pensato di inserirle in un percorso turistico che le valorizzi. Andiamo a vederle assieme. L'ambiente, la qualità della vita, l'alimentazione, un buon bicchiere di vino e soprattutto la genetica favoriscono in queste popolazioni la longevità. Per questo motivo non è raro vedere zio Antonio Brau suonare le campane a 95 anni, o zio Natalino Ortu condurre il suo carro con i buoi, e ancora zio Gasparre Mele, 108 anni, studiare e scrivere le sue poesie. Tanti auguri. Le campane stanno iniziando a suonare a festa e il gruppo ci attende in piazza, ma prima ascoltiamo dalla voce del sindaco come intende valorizzare la tradizione di Rotelli per portarla verso il futuro. Rotelli ha avuto certamente un ruolo importantissimo nel passato, perché è testimone anche la chiesa di San Giovanni. Abbiamo avuto un passato millenario che racchiude la cultura appunto millenaria della nostra comunità. Oggi stiamo proiettando la cultura con Salvatore Cambosu, la valorizzazione del nostro poeta e scrittore di maggior pregio, a cui stiamo dedicando un museo, e il parco letterario, che sarà immerso nella natura, a contatto proprio con la natura bellissima del nostro territorio. Chiaramente queste sono delle operazioni che si concretizzeranno a breve, perché abbiamo dei finanziamenti molto importanti che racchiuderanno il valore della cultura nel nostro paese, del territorio, della Sardegna. A breve ci sarà anche il premio letterario dedicato a Salvatore Cambosu. Stiamo valorizzando attraverso la cultura tutto un patrimonio che Rotelli con orgoglio porta avanti. E io chiaramente, essendone sindaco, sono orgoglioso del passato e del presente della nostra comunità. Dopo tanta fatica sui campi e i riti propiziatori dei turpos, non potevamo che avere prodotti e pietanze divine, da me oserei dire palesemente, paganamente adorate. Qui con me Alfonsina, cuoca e titolare de Saturre, che valorizza i prodotti non solo della sua azienda, ma anche del territorio. Abbiamo quindi i salumi, quindi la salsiccia, la coppa, il prosciutto, ma anche
i formaggi che producono in azienda su Gasizzolu, il pane Carasau, tipico della tradizione orotellese, che era molto importante, ma soprattutto famoso Rotelli anche per le sue carni straordinarie, sia i suini che gli agnelli. Ma vedo lì un piatto che Alfonsina ci ha cucinato, che è un piatto tipico del territorio. Alfonsina, cosa ci hai preparato? Allora, vi ho preparato l'agnello in umido con i finocchietti selvatici. E quindi hai valorizzato una biodiversità di questo territorio e della nostra grande selva, la grande foresta della Sardegna. Ma quali sono le fasi di preparazione di questa pietanza? Allora, in pratica facciamo un soffritto con le cipolle, poi mettiamo la carne di agnello che viene tagliata a pezzi, la facciamo soffriggere un po' con le cipolle, lo sfumiamo con un vino bianco secco e poi quasi a fine cottura aggiungiamo finocchietti selvatici, 15 minuti prima di spegnere i fornelli. E questo è il prodotto finale che poi avremo il piacere di degustare. Ma con la produzione della semola, visto che eravate grandi produttori di grano, non potevano che derivare anche prodotti come la pasta o le seadas tradizionali. Parlacene un po'. Allora, abbiamo solo maccarrone stundoso e solo maccarrone scovadoso, che sono proprio tipici di Rotelli. Poi abbiamo i ravioli fatti di formaggio vaccino e le sevade, che sarebbe il dolce, che è fatto col formaggio vaccino quando è pronto alla filatura, dove c'è l'aggiunta della scorza del limone, e poi viene rivestito con la pasta violada. Rinomato a Rotelli è anche il dolce tipico subistiddu, che veniva realizzato in occasione delle festività di Sant'Antonio, ma poi è diventato anche il dolce simbolo di tutte le ricorrenze, sia religiose sia le feste di famiglia. È un dolce straordinario che realizza per noi Franziska Lostia. Franziska, queste sono vere e proprie opere d'arte. Parlaci un po' della storia di questo dolce. Questo è il dolce tipico del nostro paese. Si chiama supistiddu, è realizzato con il miele, buccia d'arancia e semola. Poi la pasta è con lo strutto, diciamo in dialetto rotellese, violada. Anticamente si usava per Sant'Antonio, per una promessa, una grazia ricevuta. Adesso invece lo realizzo per tutte le occasioni, battesimi, cresime, prime comunioni, matrimoni, tutto personalizzato. E le tue mani così abili, così capaci, realizzano queste decorazioni. Ma io sono curioso anche di capire quelle che sono tutte le fasi di lavorazione di questo dolce. Raccontali un po' anche per chi ci ascolta da casa. Gli ingredienti base sono semola, acqua, sale, un po' di zucchero e lo strutto. E il ripieno come viene fatto? Il ripieno è acqua, miele, buccia d'arancia e un po' di zucchero per il caramello, che in sardo o rotellese chiamiamo sacapillera. La cosa più caratteristica sono le lavorazioni e i disegni che tu fai. Raccontaceli un po', che significato hanno? E, ad esempio, per i matrimoni faccio i cuoricini. E in questi cuoricini dipingo le fedi, il nome degli sposi, la data del matrimonio, il luogo dove si sposano. Faccio il cuore grande che mettono nel tavolo degli sposi. E poi realizzi tutti questi fiori? Questi fiorellini. Come li realizzi? Li realizzo con degli stampini e li modello con le mani, giustamente. L'arte nel realizzare questi dolci nutre non solo il corpo ma anche lo spirito, e in una realtà contadina come quella di Rotelli si sviluppa anche l'artigianato artistico come quello del ricamo. Vive e rimasta a Rotelli l'arte del ricamo, e Antonella Pilotto ne è interprete e maestra, soprattutto nel ricamare i capi dell'abito tradizionale di Rotelli. Antonella coltiva questa passione sin da bambina. Come è iniziata questa passione, Antonella? Io ho sempre ricamato da piccolina. All'età di 15 anni ho iniziato con i primi punti insegnati da mia mamma. Sono un'autodidatta e mi sono perfezionata con i corsi. Utilizzi questi materiali che sono setta, come sì, mi dicevi. Fili di setta. E rifai i disegni tradizionali antichi. Sì, riprendo li creo io i disegni e poi vengono riportati su tela, su velluto o tibet. Per realizzare quali capi dell'abito? In questo caso sto facendo su zistillo, che sarebbe questa parte qua del costume, mentre nell'altro telaio, lì come potete vedere, c'è su mucadore il copricapo
da sposa, ricamato sempre a mano. Per valorizzare questa tradizione, il Comune ha organizzato anche un corso di formazione per le giovani del paese e i loro ricami arricchiscono l'abito tradizionale del gruppo folcloristico. L'abito tradizionale orotellese è composto da alcune varianti che sono dovute all'epoca a cui appartengono, allo stato sociale e al ceto sociale. Il costume che indosso è risalente all'Ottocento, presenta dei ricami sul zistillo, una tiasola vinaccia, cioè da mezzolutto, che veniva utilizzata nel caso nella famiglia venisse a mancare un parente. Invece si utilizzava un costume completamente nero quando veniva a mancare il marito, anche se la camicia rimaneva sempre bianca. La particolarità di questo costume è che ha uno zibbone senza le code, cioè muzu, e si indossa con zisillu sopra, cioè il corpetto sopra e il su zibbone sotto. Nell'Ottocento le tipologie dei costumi utilizzati erano tre: satiazzola bianca per i giorni di festa e per le spose, satiazzola da mezzolutto quando in famiglia succedeva un lutto, e invece quando proprio moriva il marito veniva utilizzato un costume completamente nero da vedova, ma la camicia rimaneva sempre bianca. Adesso vi mostro l'abito da sposa del Novecento che farò indossare a Martina. La differenza principale rispetto a quello dell'Ottocento è che su zibbone presenta delle code, mentre quello dell'Ottocento è un zibbone muzu, cioè senza code. E anziché utilizzare una tiasola che può essere nera, bianca o vinaccia, si utilizza un muccadore, cioè un fazzoletto, che può essere dipinto o ricamato. Adesso indossiamo la camicia, che è fatta di tela bianca, e sul dorso vengono fatte delle pieghe. Poi abbiamo su zistillu, che è un corpetto solitamente ricamato, in questo caso ricamato con filo d'oro, su una base di velluto. Su zistillu può essere ricamato, dipinto o in seta prestampata. Poi abbiamo la gonna, che è sempre di panno con una balza, solitamente ricamata, anch'essa dipinta oppure di seta prestampata, e ha le mascule, cioè le tasche, ornate con lo stesso materiale della balza. Sopra su zistillu si indossa su zibbone, che è di panno, di seta rossa e all'interno di velluto. Su mucadore è il copricapo del Novecento ed è di tibè e può essere ricamato o dipinto. E ora seguitemi, venite con me. Voglio portarvi in un mondo che solo in parte è noto, ma che ci è valso il riconoscimento dall'UNESCO come patrimonio mondiale e intangibile dell'umanità, il canto a tenore. Salve amici, ciao Fabio, ma questa bella compagnia qui, ma cosa state facendo? Namo schisimo su in una serata a tutto Paris, in compagnia, cantando a tenore, suonando sul ballo, la chitarra, sonette, e namo schisimo su colando una serata tra amigos. Tutti sono abituati a vedere il canto a tenore sui palchi come una manifestazione artistica, però forse è qualcosa di più, perché è un tratto culturale che nasce nel mondo agropastorale, che fa parte di voi, del vostro sentire, della vostra anima che sentite dentro. Certo, noi quando lo vaghiamo, tipo in serata come te gusta, non abbiamo chiesto una cosa spontanea, no? Non abbiamo messo cosa di vagare in compagnia, che è scusso chi parte tutto dai cue. In compagnia si va che su tenore, si va che sul ballo, se tutto canto. Su parco è una seconda cosa, una rappresentazione a suo pubblico. Questa cosa invece è una cosa che va che tutto pari per divertire. E così è diventato
patrimonio culturale e materiale dell'umanità, tramandandolo tra di voi di generazione in generazione da millenni e scambiandovi anche, come dire, culturalmente queste espressioni artistiche in tutti i comuni del circondario. Ma presentami la tua compagnia, Fabio. In occhi siamo scantando a tenore, bestie su basso che è Francesco Pischedda, su cronte sta Fabio Pugeddu, la contra. Sarme suocre sono Costantino Cherenti e Massimiliano Pugeddu. Mentre in occhi sul ballo sono Attore Pala alla chitarra, su sonette lo sono Tairton Urtu e poi abbiamo un amico di stranzo di Orgosolo che va che sul ballo, che si narra Danilo Dessì. Danilo Dessì da Orgosolo, ti ho sentito cantare il ballo sardo, ma qui ha un'espressione particolare, Danilo. Su ballo sardo este un'identità di cada vida da un modo de proporre su ballo, no? In Orgosolo hai solo orgoglioso, abbiamo solo un modo di proporre su ballo antao magari a tenore o a un panzao comunque a boe sola. In Orotelli pure hanno un modo solo di andare su tenore, di andare a tenore e venire a un panzare su ballo. In questo caso abbiamo proposto un anzo di più o meno se è succedendo in sardina, si evoluzione, no? Su ballo a un panzao, sia dai sorganeddu, di attonico e sia dai sa chitarra. E insomma in cada vita poi bella bellusa è comunque la gente si sta adeguando a suo tempo, no? Però a suo tempo sono cambiando e tanto in tutto vada su ballo antao, è comunque un'espressione e poi è una unione, su ballo è unione. Prima di essere di spettacoli, sopra il suo spalco è unione a sa gente, sa uni di balla, da anta, di si divertiti. Questo è un esempio di questa resta sarda. Bene Danilo, ti ringrazio. Quindi anche a noi di Silvamanna, cari amici di Videolina, non ci rimane che unirci ai festeggiamenti e a questo canto a tenore e ballo sardo. Io vi lascio da Orotelli e vi do appuntamento alla prossima puntata. Saremo a Lula, ci aspetta su Battileddu. Fritta d'alto in guerra e stribulare il tennal dei spire e saga d'oro a... Non di botto si sera accontentare tu ma gusto segreto cadi in su coro. E fritta tanto mi chiede.